Ciao ragazzi, benvenuti. Io mi chiamo Raffaele, sono un disegnatore e in occasione del festival Cesena Comics oggi disegneremo insieme. In questa lezione, in questo video, vedremo un po' come si disegna una cosa abbastanza difficile, e cioè le mani. Allora, pronti? Via! Ci armiamo innanzitutto di una matita, un temperino, una gomma e un pennarello nero per ripassare il disegno finito. Meglio un pennarello sottile piuttosto che un pennarello grosso. Il risultato è più preciso. Allora, per imparare a disegnare le mani bisogna imparare qual è lo schema della mano, cioè come è costruito e come si disegna, come si muove, come si articola. Perché? Perché le mani sono un veicolo di espressione e di comunicazione. Noi con le mani parliamo, noi comunichiamo qualcosa che magari con le parole non riusciamo. E riuscire a dare naturalezza ai gesti delle mani rende il nostro disegno più efficace. Se vogliamo narrare, se vogliamo raccontare qualcosa, come succede ad esempio nei fumetti. Impariamo le articolazioni principali con uno schema molto molto semplice, e cioè la mano non è nient'altro che il palmo, cioè questa parte qui grossa, più le 5 dita. Per imparare a disegnare si può partire in questo modo. Una specie di rettangolo, non è un quadrato, è più un rettangolo, che sarà il nostro palmo, dal quale andranno a partire le 5 dita. Per disegnarle con la giusta inclinazione, io consiglio questo. Sotto al rettangolo, sotto al palmo, c'è un punto. Questo punto qui è dove c'è il nostro polso, dove si snoda il polso. Dal polso facciamo partire 5 linee così. Questa è l'esatta inclinazione delle dita. Come sapete, ognuno di lunghezza diversa. Indice e anulare sono più o meno della stessa lunghezza. Il medio è il più grande di tutti, il mignolo il più piccolo. La cosa curiosa è che il mignolo e il pollice hanno più o meno la stessa lunghezza, a seconda dei tipi di persone, di come abbiamo le mani. Però il pollice è il più grosso di tutti. Ora, per disegnare le dita, numero 1, numero 2, numero 3, numero 4 e numero 5, sappiamo che le dita 2, 3, 4, 5, cioè indice, medio, anulare e mignolo, sono composte da 3 falangi, cioè 3 parti mobili. Queste 3 parti, man mano che vanno verso l'estremità, cioè verso la punta del dito del polpastrello, tendono ad assottigliarsi, ad affusolarsi. Così. Siccome tutti e 4 sono di lunghezza differente, anche i 3 segmenti saranno proporzionati, avranno una lunghezza giusta. Ok? Più o meno così. L'andamento, per capirci, per capire a che altezza mettere le articolazioni, ve lo faccio vedere con una matita rossa. L'andamento deve seguire queste linee qui, ok? Il pollice fa un po' eccezione, nel senso che di articolazioni principali il pollice ne ha soltanto 2 e si disegnano così: la prima parte bella grossa e la seconda parte in questo modo.
Poi andiamo a smussare un pochino gli angoli, perché noi non siamo fatti ad angolo, ma siamo fatti a curve. E andiamo a definire un po' di meglio i contorni. Vi consiglio di non partire mai con la linea di contorno fatta e finita. È molto difficile. Meglio costruire il disegno, meglio partire dallo schema, dalle basi, per poi arrivare ad avere un disegno più corretto. Così. All'interno della mano troviamo tre pieghe principali. Ce ne sarebbero tante, tante di più, cioè queste rughe qui. Noi ne facciamo solo tre, che ci aiutano a capire come si muove. E cioè la piega del pollice, che è questa, la piega di quest'altro polpastrello in opposizione al pollice, e la piega di questa parte qui, che è la parte sopra. In questo modo, se riusciamo a essere efficaci in questo punto, riusciamo ad avere una mano abbastanza corretta. Qui dimenticavo un'altra piega importante. Ecco, così. Questa è una mano anatomicamente abbastanza corretta. Da qui in poi, lo schema è sempre quello che noi vogliamo, a fare una mano aperta, una mano chiusa, una mano che stringe, una mano che indica o che fa altri gesti. Possiamo usare sempre lo stesso schema. Ve lo faccio vedere abbastanza rapidamente. Ad esempio, vogliamo fare una mano chiusa a pugno? Il nostro palmo, il nostro rettangolo, dove i segni delle dita stavolta non saranno più aperti a raggiera, a raggio, ma saranno chiusi su loro stessi. Il pollice che si piega così e le altre dita che fanno questo. E se io lo vado a disegnare, si disegna così. Questo è il pollice, le sue due pieghe e il polpastrello che si gonfia. Le dita che vengono nascoste dal pollice, man mano che vado verso il mignolo le dita diventano più piccole. Ricordiamo sempre che siamo 1, 2, 3, 4 e 5. L'altro polpastrello e ciò che non ci serve lo andremo poi a cancellare. Ok? Questa è una mano chiusa a pugno, ma potrebbero esserci tantissimi altri esempi. Per esempio, stesso rettangolo, stesso pollice che si piega, terzo, quarto e quinto dito che si piegano, però l'indice è aperto, come qui. Che cosa vuol dire? Vuol dire che la mia mano sta indicando. Così. E mi risulta abbastanza facile in questo modo, visto che lo schema è sempre quello. Voglio fare una mano aperta in questo modo, con le dita tutte piegate in questa direzione. Faccio sempre lo stesso lavoro,
le dita, le falangi, così, le tre pieghe principali. Questa è una mano che ad esempio sta salutando, che sta facendo così. Ma ce ne potrebbero essere tantissime altre, ad esempio una mano che stringe qualcosa. In questo modo. La famosissima mano dell'uomo ragno di Spider-Man, che sembra che faccia le corna, ma in realtà sta solo tirando la ragnatela. Indice e mignolo aperti, medio e anulare chiusi. E il pollice anch'esso aperto. Lo schema è sempre lo stesso. In base a come voi lo volete articolare, più riuscite a far muovere le mani, più siete efficaci e state comunicando. Tenere una mano soltanto così aperta, a paletta e basta, non è efficace. Bisogna farla muovere, bisogna articolarla. Il resto è solo questione di pratica. Pratica e osservazione. Se non siete sicuri di come viene mossa una mano nel fare un determinato gesto, un determinato movimento, guardate le vostre, provate. Come si disegna una mano che indica qualcosa? Provate voi a indicare e la ricopiate. Dopo un po' capirete che c'è uno schema e potrete ripeterlo, potrete disegnarlo correttamente. Come si saluta? Provate voi o guardate un vostro amico, ok? E poi si può arrivare a gesti più complicati, come una mano che scrive, una mano che pizzica, una mano che fa tantissime altre cose. Una piccola informazione di, così, di curiosità. Qualcuno di voi avrà letto, mi sarà capitato di vedere ad esempio i fumetti o i cartoni animati della Disney, ad esempio i paperi o i topi. Vi renderete conto che loro ad esempio avevano 4 dita invece che 5. Non so se ci avete mai fatto caso. Ad esempio, Paperino era costruito così, la mano di Paperino. Aveva il pollice, e 4 dita. Così. Non so se ci avete mai fatto caso. In realtà un perché c'era. Semplicemente perché in molti cartoni animati animare 4 dita era più facile che animarne 5. Farle muovere nei cartoni animati. Perciò diciamo che c'è stato per molto tempo la consuetudine di disegnare soltanto 4 dita nei personaggi animati, per una questione più pratica. Adesso non ce n'è motivo, perché riusciamo a fare cose molto più complicate. Quindi, riuscire a disegnare personaggi con 5 dita sarebbe sempre ottimale. Questo in qualunque stile, qualunque genere si tratti, dal fantasy al... a meno che il personaggio non abbia apposta delle dita di numero diverso, allora lì non dico nulla. Però che si tratti di fumetto italiano, fumetto americano, fumetto giapponese, più o meno lo schema è questo. Cambia solo il numero di dettagli e il modo in cui rendi tutti i volumi, ok? Ora, non vi resta che provare ad applicare il metodo dello schema e riprovare e allenarvi. E una volta finito di disegnare, col nostro pennarello si va a ripassare le linee giuste
le linee che compongono il nostro disegno, mentre tutto quello che era schema, tutto quello che era costruzione, o anche linee sbagliate, per carità, verrà cancellato per ripassare. Ci vuole pazienza, calma e concentrazione per fare un bel lavoro. Quando il pennarello si è asciugato, e ci vuole sempre qualche secondo, mai cancellare subito dopo aver ripassato con un pennarello. Il rischio è quello di sbavare e rovinare tutto il disegno. Quindi, piano piano, si cancella tutto. Ok? Questa come si possono disegnare le mani? È un metodo semplice ed efficace. Non vi resta che provare. Io vi ringrazio e vi do appuntamento alla prossima volta. Ciao ragazzi!